Mi chiamo Luca Bergamo e sono l'assessore alla crescita culturale, nominato dalla prima sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi. Negli ultimi 4 anni, 4 anni e mezzo, ho vissuto all'estero. Ho fatto il segretario generale di Culture Action Europe, che è la più estesa rete europea del settore culturale. Ho iniziato occupandomi di progettazione della conoscenza e del software con incursioni in intelligenza artificiale. Poi, tanti anni fa, ho lavorato alla riorganizzazione del comune, alle prime politiche giovanili che furono fatte a Roma, dove inventai insieme a altri tante iniziative di successo. Quella forse più nota si chiamava Enzimi, per cercare di liberare il mattatoio di testaccio che era stato occupato per anni e abbandonato, occupato da uffici pezzi del comune in modo più o meno abusivo, per svolgersi la prima biennale dei giovani artisti e poi consegnare finalmente le chiavi alla facoltà di architettura che oggi sta lì e ha reso, insieme alle altre attività, il mattatoio di nuovo un posto vivibile della città. Una delle responsabilità enormi che ci troviamo noi oggi addosso è quella di restituire alla nostra città il posto che può avere nel mondo, e questo non per una questione di prestigio, ma perché questa è una condizione per consentire ai cittadini di Roma di vivere felicemente la propria città. Ciascuno di noi ha il diritto di partecipare alla vita culturale, di godere dell'arte e dei benefici del progresso scientifico. Ecco, questi sono i diritti a cui una politica culturale della città deve rispondere, perché questi diritti devono essere goduti da ciascuno, e non solo nei centri storici, ma nelle periferie, negli angoli più remoti della città. Dobbiamo essere gli interlocutori di questa città, della città fatta di persone che hanno diritto di partecipare alla vita culturale e anche di sperimentarla in quanto creatori, di quelli che professionalmente o hanno la speranza di farlo prossimamente, cercano spazi, coordinamento, relazioni con altri operatori professionali. La cura che porta anche il godimento, no, dell'arte è una cura in cui i cittadini stessi, sto parlando, no, i comitati di quartiere, i gruppi di caseggiato, devono e possono avere una responsabilità. Ci saranno tanti ostacoli di carattere giuridico, perché è una cosa complicata, però io penso che noi potremo superarli, e superandoli rimettere all'interno della vita di ciascuno di noi dei pezzi di storia, dei pezzi degli spazi verdi, delle cose che abbiamo abbandonato e che stanno andando a sfascio, attraverso un esercizio collettivo. Io personalmente penso di essere una delle pochissime persone al mondo che ha la fortuna di fare questo lavoro. È un dono che non capita a molti, e intendo onorarlo ogni secondo dall'inizio alla fine. Governare significa governare con i cittadini, governare con le persone che hanno altri incarichi istituzionali, governare dando riconoscimento e forza alle persone che lavorano nell'amministrazione comunale. Perché ciò che facciamo deve durare oltre noi.